undicesima edizione di Trieste Espresso, l'edizione 2024. Ci troviamo allo stand di Oro Caffè e siamo in compagnia di Stefano Toppano, il fondatore e il responsabile export dell'azienda. Ciao Stefano, dopo tanti anni bentornato. Grazie Fabio, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua di nuovo a Trieste, come da tradizione, perché non ne abbiamo persa una per il momento. Non solo non ve ne siete persa una, ma ci troviamo in un'edizione che è in concomitanza con la famosa ormai crisi del crudo. Ahimè, la crisi del crudo. Quest'anno io faccio caffè da 41 anni, non mi era mai successa un'annata del genere. E qualche mese fa un personaggio, un signor Lavazza, disse che da 46 anni non si presentava una situazione del genere, diceva la verità. Il prodotto naturale, quale il caffè, normalmente ha sempre degli andamenti che altalenano, prima del nuovo raccolto, le solite storielle, non c'è più prodotto, manca il prodotto, poi se hai un po' di soldini lo compri, lo paghi e arriva, no? Quest'anno invece è una situazione, potrei dire, da un anno all'altro veramente complessa e tragica, perché abbiamo avuto aumenti, specialmente nel Robusta, del 300%. È un prodotto base che ha un balzo del genere, ci ha creato un'annata alla rincorsa dei prezzi. Purtroppo abbiamo visitato tutto l'anno i prezzi, lo stiamo facendo, i prezzi, non si parla più un granché di qualità, ovviamente la qualità la manteniamo, no? E di prezzi li dobbiamo aumentare perché abbiamo mantenuto lo standard della qualità, non è che andiamo a comprare caffè meno buoni, meno pregiati, però ci ha fatto fare, per quello che è oggi, che è fine ottobre, una brutta annata, perché sì, si parla, si va un po' troppo a discutere anche dopo molti anni con i clienti, e la prima cosa che arrivi li saluti e poi dice: e il prezzo? Mannaggia, siamo là. Oggi a Trieste Espresso 2024 con quali miscele siete presenti? Siamo presenti qua, abbiamo la nostra arabica, il 100% arabica rose, abbiamo il premium, che è la mia prima miscela, che creai nel 1987, lontano 87. Poi abbiamo l'espresso, abbiamo il cremoso e l'Italian style. Abbiamo 5 diverse miscele per una clientela varia, che può appunto, le nostre miscele possono soddisfare i gusti del nord Italia, i gusti dell'Italia centro e sud, i Balcani, dove si notano delle serie differenze, tutti i paesi, diciamo un po' il blocco est, e la Germania, che è uno dei nostri maggiori mercati, assieme a Kosovo, Macedonia e Serbia. Ecco, io mentre tu parlavi mi è venuto proprio in mente quelle che sono state le evoluzioni della vostra azienda negli ultimi anni. Oggi dove siete presenti in modo più strutturato? In modo più strutturato siamo presenti sempre e veramente con una struttura molto diversa in Germania, che è stato il nostro primo mercato. Ovviamente siamo presenti anche in Olanda, siamo presenti in Austria, siamo presenti in Danimarca, siamo presenti, come dicevo prima, in diversi paesi cosiddetti dell'est. La Germania e il Canada però sono due paesi dove abbiamo una struttura nostra, abbiamo messo in piedi delle aziende, la Oro Caffè GmbH e la Oro Caffè Incorporated, e lì abbiamo magazzino, abbiamo deposito, abbiamo delle persone che fanno servizio. In Germania abbiamo 3 persone che girano costantemente tutto l'anno per fare servizio, e facciamo anche servizio di assistenza, facciamo la vendita di caffè ovviamente, la vendita delle macchine a caffè e l'assistenza anche. Stefano, per chiunque desideri entrare in contatto con voi, avere una campionatura, qualche notizia in più sulle vostre miscele, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere? Il più facile è meglio scrivere alla info@orocaffè.com. Questo, lì c'è la Ilaria, la nostra responsabile digit. Abbiamo un ufficio con 2 persone, la Laura e la Ilaria, che sono efficientissime, bravissime, e seguono nel mio vecchio concetto di quando iniziai il lavoro, dovrei dire che potrebbero sembrare 2 persone che non lavorano, perché sono tutto il giorno sugli strumenti, sui computer, eccetera, no? Però ovviamente mi rendo conto, e le saluto anche con piacere, fanno un grande lavoro anche loro, sono una parte importante che non può mancare in un'azienda. Quindi info@orocaffè.com.
E allora buon lavoro a loro, buon lavoro a tutti voi qui allo stand, dove siamo davvero circondati da persone che vogliono avere notizie sui vostri prodotti e vogliono anche assaggiare il prodotto, cosa che faremo immediatamente questa intervista anche noi. Con gran piacere, grazie e un saluto a tutti.